Ciao, sono Cosimo Blanda. Ciao, mi chiamo Flavio Mari. Ciao, sono Mario Scarinci. Lamento per il sud di Quasimodo. La luna rossa, il vento, il tuo colore di donna del nord, la distesa di neve, il mio cuore ormai su queste praterie, in queste acque annuvolate dalle nebbie. Ho dimenticato il mare, la grave conchiglia soffiata dai pastori siciliani, le cantilene dei carri lungo le strade, dove il carrubbo trema nel fumo delle stoppie. Ho dimenticato il passo degli aironi e delle gru nell'aria dei verdi altipiani, per le terre e i fiumi della Lombardia. Più nessuno mi porterà nel sud. Ciao, sono Cosimo Blanda. I pezzi che ho fatto sono... Lamento per il sud, ad esempio, è molto attuale perché il sud è ancora sofferente, quindi va affrontato questo problema prima possibile. Io ho scelto questi pezzi intanto perché sono di origine siciliana e mi sta a cuore la mia terra che, come sappiamo tutti, è sempre trascurata e devastata, insomma, il meridione sappiamo i problemi che ha. Poi perché mi sentivo più trasportato nel lamento per il sud per certi aspetti. Ho lavorato con la compagnia di Ennio Drovandi, un lavoro interessante, musicale. Siamo stati all'Aquila, siamo stati in tournée e si chiama Permette questo ballo. Ho uno spot sul digitale terrestre. Altri lavoretti, particine nei film che ho fatto quest'anno, ce ne stanno diversi. Sono alto 1,80 per 75 kg di peso. Ci piacerebbe moltissimo, ma non possiamo, mi dispiace. Nulla è semplice nella vita. Anche le piccole cose, le cose quotidiane possono risultare complicatissime. Per esempio, non avete notato che tutti noi diciamo alla fine delle bugie, non delle grandi bugie, quelle appartengono ai veri bugiardi, ma delle piccole bugie che tutti noi diciamo per uscire dalle situazioni un po' imbarazzanti? Per esempio, perché non possiamo dire semplicemente no a quel nostro amico antipatico e noioso addirittura? Perché non gli diciamo non voglio venire? Perché non glielo diciamo? Diciamo ma sì, è una bella idea, possiamo venire tranquillamente, perché non gli diciamo così? Oppure diciamo una bugia, un'altra bugia, per esempio... Diciamo, ma che bella idea, ma peccato che siamo stati invitati dal nostro amico Fred. Quando ero piccolo, che andavo al catechismo, ci dicevano sempre, racconta sempre la verità e vincerai contro il diavolo. Impossibile, non trovate? Cioè, tutti si offenderebbero, tutti. Allora noi aspettiamo che il dessert che speriamo sia uno stra-occidentale tiramisù, ma non lo è mai. E così continuiamo a mentire. Ciao, mi chiamo Flavio Mari, ho 22 anni, vengo da Pesaro. Il pezzo che avete appena visto è tratto da Straight and Narrow di Jimmy Chin. Ho deciso di scegliere questo monologo perché era, diciamo, abbastanza adatto per la mia conformazione del viso, o perlomeno quello che pensavo io. È un testo, una commedia, io l'ho reso abbastanza un po' brillante. I lavori principali che ho fatto, diciamo, ho finito recentemente uno spettacolo a teatro che si intitola È una caratteristica di famiglia di Ray Cooney, fatto al teatro in Portico, e poi ho fatto vari festival su a Saludecio, l'800 Festival si chiama, e lo faccio da 3 anni. Sono alto 1,81. Even if you find one that has money and means to drill, it may be know nothing about drilling. You will have to have the job out on contract. Then you are depending on a contractor who will rush the job through so he can get another contract just as quick as he can. This is the way that this works. I do my own drilling, and the men that work for me, they are men I know. I make it my business to be there and to see their work. I don't lose my tools and all, I spend months fishing for them. I don't batch the cementing off and let the water in the oil ruin the oil lease. I'm a family man. I run a family business. I am with my son and my partner HW Plainview. We offer the bond of a family that very few oil men can understand. I'm fixed like no other company in this field. And this is because my new Coyote lease has just come in. I have a string of tools all ready to put to work. I can load my rig into tracks and have them here in a week. I have business connection so I can get the lumber for the derricks. Such things go by friendship in a rush like this.
This is why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there. Ciao, sono Mario Scarinci, ho quasi 43 anni, ho una laurea in fisica e finora ho lavorato nell'information technology come consulente. In effetti, diciamo, la mia passione è quella della recitazione, l'ho sempre avuto. Mi piace moltissimo recitare in inglese, che è una lingua che conosco molto bene. Conosco anche il francese e lo spagnolo, ma in maniera più scolastica. Qui oggi ho portato There Will Be Blood, il petroliere, dove Daniel Day-Lewis, nel suo personaggio Daniel Plainview, cerca di convincere le persone di una certa area della California per quale motivo dovrebbero affittare le loro terre a lui piuttosto che ad altri petrolieri, e quindi cerca di convincere quali sono i suoi vantaggi rispetto ad altri. E quindi anche in questo caso ci vuole un messaggio molto forte, molto intenso, molto penetrante e molto profondo. Fondamentalmente è l'inglese che preferisco, sono ruoli impegnati, ruoli drammatici, dove mi vedo in maniera particolarmente congeniale. Adoro il tennis, ho praticato molto nuoto, mountain bike, adoro molto viaggiare, il lavoro che ho fatto fin qui nell'information technology mi ha portato in giro per il mondo. 1,75.